Buonasera a tutte e a tutti. Un caloroso benvenuto dall'Associazione Culturale Seminaria Ause. Doverosi ringraziamenti da Seminaria all'amministrazione provinciale che ci ha concesso il patrocinio e all'amministrazione del Comune di Cosenza che, oltre al patrocinio, ci ha aperto stasera questi spazi. In particolare desideriamo ringraziare Franco Falcone, responsabile del teatro, per averci accolto con cortesia nelle nostre esigenze organizzative di questi giorni. Due parole su Seminaria, è un'associazione culturale che nasce nel 2010 a Cosenza. In questi anni ha ospitato autori e autrici tra i più interessanti del panorama culturale nazionale: Luciana Castellina, Antonio Moresco, Michele Mari, Edoardo Coccinelli, Tiziano Scarpa, René Landri, Orlando Enzano, Franco Alchini, Dedalus, solo per citarne qualcuno. Accanto alla letteratura, dunque, la filosofia, la storia, il teatro, la musica, la poesia. Uno spazio privilegiato nel lavoro culturale di Seminaria è pensato per gli autori calabresi, per la piccola editoria locale e nazionale. Il nome della città di Cosenza, per tornare all'incontro di stasera, è anche una guida alla sua storia. Il professor Trump, col metodo della linguistica storica, ripercorrerà per noi a ritroso lo sviluppo dei nomi della città, proponendo una spiegazione. Il professor Trump, che ho qui alla mia sinistra, non ha bisogno di presentazioni. Mi limito dunque a una breve nota per quanti oggi lo incontrino per la prima volta. John Tramper studia all'University College di Londra lingue romanze, italiano e rumeno. La sua carriera italiana comprende l'insegnamento di filologia germanica nelle università di Pavia e Padova e successivamente di glottologia e linguistica generale all'Unical. Esperto di fonetica sperimentale, dialettologia sociolinguistica e etnolinguistica, ha dedicato molta parte della sua vita professionale alla ricostruzione linguistica, alla storia della lingua e a quella delle lingue dei popoli che le parlano. Una varietà di approcci che si coniugano creando le basi per un metodo multidisciplinare teso a valorizzare l'apporto di ognuno di essi. Nell'ultimo periodo coordina la pubblicazione del vocabolario etimologico calabrese dalle carte inedite di Padula e continua la sua ricerca sui dialetti italiani e sulla sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Con i concittadini di Vipignano, in particolare con Franco Araniti, collabora dalle attualità alla Mascante. Passo la parola brevemente a Luigi Gallo per un'introduzione alla lezione del professor Trump. Stasera vorrei ringraziare i presenti, soprattutto questa associazione che da tanto tempo raccoglie, diciamo, la passione e l'amore dei cosentini e il senso del tempo, scusate un po' con gli occhiali che non mi ricordo mai come si chiamano, il valore di un posto Cosenza che ha 18.000, diciamo, iscritti e è da 10 anni che discutono della nostra città. La discussione di stasera io credo sia abbastanza interessante, perché secondo me è interessante, e io ho chiesto agli amici di Seminaria di organizzare questo incontro con la città, perché i risultati a cui è giunto lo studio del professor Trump ci danno la possibilità di guardare con una luce nuova la storia della città di Cosenza, sulla quale esistono pochissimi indizi, pochissimi documenti che gli storici si sono sforzati di interpretare, di arricchire con molta immaginazione, vi devo dire. Che cosa sappiamo di Cosenza? Sappiamo che quello che ci ha detto Strabone, che era la metropoli dei Bruzzi. Ora, tutti gli storici non solo hanno ripetuto questo, e ripetendolo hanno fatto sì che diventasse una verità accertata, come ci spiega Le Bon, no? Che appunto si ripete anche qualche volta una bugia e tutti ci credono.
si è cercato poi di scoprire le vicende dei Bruzzi, per vedere che cosa era possibile aggiungere a questa frase di Strabone. E che cosa hanno fatto? Ci siamo trovati di fronte a un nome, consentia, dice Strabone, consenza, non consentia. Questo nome è un nome latino, questo è il problema vero, perché gli storici, da Quattromani a Bondini, anche a più importante degli storici cosentini, che è Davide Andreotti, il quale tra l'altro pensa a una cosa anche interessante, cioè che i Brezzi o i Bruzzi fossero una particolare denominazione delle popolazioni che abitavano in questo luogo. E allora Cosenza viene interpretata come il luogo in cui si incontrano i Bruzzi, 12 tribù come quelli di Israele o i 12 apostoli, no? E la città diventa la capitale di questo popolo, oppure è il luogo dove si incontrano i fiumi. C'è qualcuno addirittura che ha cercato una fondazione più antica, cioè che fosse stato il figlio di Ercole a fondare la città, si chiamava Bretto. Quello che invece ha scoperto il professor Tramberg, ci mette in condizione di arrivare a un'altra storia che getta la nascita di Cosenza in un tempo ancora più lontano, perché gli enotri a cui apparteneva questa città di cui parla Ecateo di Mileto, uno storico del VI-V secolo a.C., e gli enotri sono i primi popoli che abitano questa notizia. In questi giorni, finisco subito, mi sta chiedendo di finire, e in questi giorni a Crotone è stata trovata una tomba che risale a 3600 anni fa, un tempo lunghissimo. Qualche tempo prima, in Sile, è stato trovato un villaggio di 3800 anni fa, probabilmente sono villaggi enotri. Ora, gli enotri hanno insegnato i sissizi alla civiltà mediterranea, quindi è un popolo che ha dato un contributo importante allo sviluppo della civiltà mediterranea di questa terra. Poi quando sono arrivati i Romani, e qui finisco e dopo passo la parola, poveri Bruzzi, i quali si sono ribellati, si sono prima associati ad Annibale e poi si sono associati a Spartaco in questa ribellione. I cosentini in particolare hanno dato molti uomini a questa lotta, e i Romani, secondo me, hanno fatto una sorta di damnatio memoriae, hanno cancellato tutte le città italiche che erano qui nell'area e hanno fatto l'agere pubblico, cioè le terre che appartenevano alle popolazioni locali le hanno date ai legionari. Ecco, credo che la scoperta di Tramberg getti questa luce nuova sulla storia della città.